Ma in fin dei conti l'arte, la fotografia, è sempre un furto oppure ogni tanto possiamo dire di aver avuto una trovata originale? Ovviamente su questo tema esistono svariate scuole di pensiero. C'è chi sostiene che l'arte in qualche modo sia sempre un furto perché comunque prendiamo qualcosa che abbiamo visto, che abbiamo percepito e lo facciamo nostro, e c'è qualcun altro invece che continua a prodigarsi in favore dell'originalità, un concetto che ormai secondo me è anche un po' sopravvalutato, perché com'è possibile essere originali al giorno d'oggi? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia e anche oggi vado a raccontarvi di uno dei miei lavori. In particolare vi racconto di un lavoro che ho fatto per una band che seguo ormai da diversi anni. La richiesta originaria della band ha molto a che fare con la mia premessa in questo video, perché la richiesta che mi arriva fondamentalmente è questa. Una band di riferimento molto grossa ha postato un determinato contenuto. Riusciamo noi a fare un contenuto che sia esattamente in linea con quello della band più grossa, in maniera tale da sfruttare l'eco mediatico del nuovo post di questa band grossa e avvalendoci quindi della stessa immagine coordinata quasi, per promuovere però il nostro di disco? Quindi il concetto è molto semplice. Qui non c'è di mezzo l'originalità, qui c'è di mezzo l'appropriazione e, come abbiamo detto in premessa, come hanno anzi detto giganti sulle cui spalle io mi fregio di stare, l'arte è un furto e anzi qualcun altro disse che i mediocri copiano e invece quelli bravi rubano. Ora ovviamente ai posteri l'ardua sentenza, ma prima di farvi vedere di che cosa stiamo parlando, io vi voglio ricordare che se argomenti di questo tipo vi intrigano e vi fanno accendere le sinapsi, la cosa migliore che potete fare per voi stessi è cliccare il bottone qui sotto, iscrivervi al canale e attivare anche la campanella. Noi adesso ci lanciamo all'interno di Photoshop, dove vi farò vedere che cosa è stato fatto per realizzare questa grafica, quindi vi farò vedere tutti gli step che hanno portato da una fotografia, non mi vergogno di dirlo, una fotografia brutta, però una fotografia fatta alla fine di una sessione fotografica con la band, quindi avevamo allestito un set che vi farò vedere prossimamente perché le immagini non sono ancora pronte, avevamo allestito un set di un certo tipo, alla fine, gli ultimi 10 minuti mi hanno detto dai facciamoci anche una foto tutti insieme in questo modo qua, quindi abbiamo alla veloce proprio, ho preso le luci, vram, le ho tirate di lì e gli ho fatto una foto tutti quanti insieme. Questa foto è stata scelta per creare questa grafica che dovrebbe avere un richiamo e andare a richiamare una band che è forte ispirazione per i nostri eroi. Quindi bando alle ciance, buttiamoci dentro l'applicativo e vi faccio vedere bene tutti i passaggi. Molto bene, eccoci qui all'interno di Photoshop, io vi faccio già vedere il risultato finale, perché di fatto questo lavoro l'ho già fatto, per cui adesso andremo ad analizzare le varie fasi. Questa qui ovviamente è la fotografia che ho realizzato io, questo qui è il logo della band e questa qui è la grafica finale che sono andato a presentare e che è stata ovviamente approvata. L'originale che mi era stata sottoposta era questa, ora vi prego di perdonarmi per la qualità infima di questa immagine, ma mi è stata mandata via WhatsApp e credo che l'originale già non fosse molto da qui, come potete vedere, è sfarinata in una maniera incredibile. La foto di partenza su cui andiamo a lavorare è questa qui, per cui adesso comincio a farvi vedere tutti i vari passaggi. Ovviamente la prima cosa da fare è andare a selezionare i soggetti. Ora io devo dire che questo seleziona soggetto di Photoshop è veramente una manna pazzesca, perché come potete vedere fa già un lavoro, non dico perfetto, però molto vicino. Quindi io qui devo soltanto andare in maniera anche abbastanza grezza, perché qui non è necessario essere precisissimi, devo semplicemente andare a fare una selezione un pochettino più rifinita per non avere incoerenze, quindi una cosa del genere, la vado a sistemare. Una volta che ho finito con tutte queste piccolissime correzioni, sono pronto a creare la mia maschera, per cui mi ritrovo di fatto con questo risultato. Ora, noi sappiamo che qui c'è un colore di fondo che più o meno è una cosa di questo tipo, quindi io vado a campionare con il contagocce questo colore di fondo, vado a copiarmi questo codice, torno di qui e qui vado a creare un livello solid color proprio con quel colore. Questo colore lo mettiamo sotto e sarà la nostra base. Ora, noi sappiamo che questa immagine va virata, perché per raggiungere questo risultato deve essere virata, quindi dobbiamo andare a utilizzare un filtro per convertire i colori. Lo andiamo a fare in questo modo. Io vado a prendermi questo colore, che è l'arancio della nostra scritta, anzi facciamo una bella cosa. Io prendo proprio questa immagine e la sbatto dentro qui, la rimpiccioliamo un po' perché non voglio che mi stia tra le scatole. Ok, la voglio qui, così.
A questo punto io vado a selezionare questo filtro che è il gradient map. Questo andrà ad applicare un colore sui toni scuri e un colore sui toni chiari della nostra immagine. Ora qui ha già preso il colore che io avevo selezionato, però l'ha preso nella maniera sbagliata, quindi io gli dico reverse, in maniera tale che l'arancio stia sui toni chiari. Gli vado a dare anche il dithering, che male non fa. A questo punto vado a cliccare qui in maniera tale da poter gestire questi colori, vado a selezionare il secondo colore e vado a pescare questo colore qui. In questa maniera vedete che abbiamo esattamente gli stessi colori che abbiamo nella nostra immagine originale. Più o meno, magari non sono precisi perfetti, però sono otticamente molto molto simili. Prossima cosa che dobbiamo fare, allora, dobbiamo andare a lavorare un pochino sul contrasto, perché qui i contrasti sono un pochino più sparati. Quindi innanzitutto qui facciamo una bella cosa, ovvero andiamo a clippare, vedete la differenza, andiamo a clippare il nostro gradient map solamente alla nostra foto, non vogliamo che lo sfondo venga effettato, perché altrimenti l'effetto sarebbe sgradevole, non sarebbe quello che vogliamo. Adesso dobbiamo andare a lavorare sui contrasti e io voglio farlo prima, quindi vado a mettere i contrasti prima del mio gradient map, perché non voglio modificare i colori col contrasto, voglio modificare l'immagine e successivamente colorarla. A questo punto andiamo a fare una classica S, che quello che vogliamo fare è sparare i contrasti in maniera da avvicinarci alla foto originale, quindi a questa grafica qui che è sopra. Quindi come potete vedere la foto originale non viene effettata da tutte queste cose, solamente questo livello viene effettato da quello che stiamo facendo adesso. E così io direi che siamo più vicini, quindi così diciamo che può andare abbastanza bene. A questo punto nascondiamo l'immagine originale, che adesso veramente non ci serve più. Ora quello che facciamo è che andiamo a selezionare tutte queste cose e creiamo un gruppo. Perché creiamo un gruppo? Perché adesso quello che io vorrei fare è andare a mettere un gradiente qui, in maniera tale da far svanire le gambe della nostra band in maniera morbida, in maniera tale da poterci mettere delle cose sotto. Perché quello che andremo a fare adesso sarà di andare a ripristinare questa grafica. Quindi adesso perdonatemi se vado a recuperare le risorse direttamente da qui, ma ce le ho già fatte. E quindi per esempio questa texture vado a prenderla direttamente da qui, la prendo e me la sbatto di qua. Questa è una texture che ho preso da Canva, da 1-2-3RF, non me lo ricordo neanche più. La texture originale è questa qui, quindi questa qui è la nostra texture originale. Io l'ho messa con un'opacità del 14% e con livello di fusione lighten. In questa maniera ottengo questo effetto grunge, però voglio andare a fare un passaggio ulteriore, ovvero voglio copiarmi il mio gradient map e applicarlo anche alla mia texture, con magari una percentuale ridotta, non completa, una roba del genere, 55%, vedete, non voglio che sia bianco quel disturbo perché uscirebbe fuori dalla foto, voglio che sia dello stesso colore dell'immagine, quindi magari anche un 70%, sì, ecco, una cosa del genere mi piace di più. Ok, come potete vedere l'immagine comincia già a prendere abbastanza forma. Prossima cosa da fare, e questa ve la faccio in diretta perché tanto non ci vuole niente, creiamo un nuovo livello. Andiamo a prendere il nostro gradiente, andiamo a creare una sfumatura, dopodiché andiamo a renderizzare clouds e qui ho sbagliato perché avrei dovuto rimettere i colori come erano prima, vabbè, poco male, glielo ridiciamo, clouds, dopodiché difference clouds, e adesso se noi andiamo a premere comando da tastiera, che è questo, io adesso vado a premerlo diverse volte, quello che faccio è che continuo ad applicare lo stesso effetto, che quindi si va a sommare in questo frattale senza fine che diventa sempre più complesso, fatto di chiari e di scuri, di negativi e positivi. Una volta che ho raggiunto un livello di complessità che mi soddisfa, vado su noise e gli dico aggiungi noise. Gli dico di aggiungere un amount molto generoso, monocromatico, quindi non voglio quel disturbo. Qui decidiamo noi quanto vogliamo dargliene, gaussiano però. Ok, una cosa di questo tipo, così siamo abbastanza vicini a una grana come potrebbe essere una grana reale. Andiamo a dargli metodo di fusione soft light e ovviamente come potete vedere è troppo, questo effetto è chiaramente troppo. Noi adesso andiamo ad agire sull'opacità per diminuirlo e io mi sono attestato su un 30%, così vedete gli dà un po' di noise che sembra un noise reale praticamente, e quindi l'effetto che gli abbiamo dato complessivo è questo. Quindi siamo riusciti a ottenere grosso modo
l'effetto che c'era in questa immagine. Vedete, abbiamo sia i graffi, sia il contrasto, sia il colore. Abbiamo più o meno replicato tutto quello che dovevamo replicare. Non ci resta altro da fare che posizionare le scritte, quindi. E di nuovo mi perdonerete, ma io vado a prendermi la risorsa già fatta da quest'altro livello, perché insomma è già pronta, per cui vado a fare un lavoro di questo tipo, vado a allargare il mio quadro, quindi tenendo fisso l'angolo superiore vado ad allargare il mio quadro in questa maniera, ed ecco che mi sono ricavato lo spazio per collocare il logo della band. Ora qui abbiamo una serie di problemi, lo vediamo subito, perché abbiamo il nostro noise che vedete non arriva fino in fondo, quindi io adesso lo vado ad allargare un pochino. Sì, avrei potuto farlo dopo, in questa maniera non avrei dovuto stretcharlo. Questo invece è un oggetto avanzato, per cui se ne frega se lo streccio, ma non ce n'è neanche bisogno perché è sufficiente che lo tiri un pochino giù. Qui devo rifare la maschera, perché vedete che cosa è successo? È successo che gli ho lasciato fuori un pezzettino, per cui adesso vado a rifarla in questo modo, e così il nostro effetto diventa perfetto. Ora però, siccome noi siamo perfezionisti, innanzitutto questo logo lo andiamo a centrare, logo che ovviamente è stato fatto a mano, perché questo è il font editabile della band su cui è stato semplicemente applicato lo stesso colore che siamo andati a utilizzare per la grafica. Siccome noi siamo perfezionisti, adesso quello che andiamo a fare è che andiamo a prendere questa texture, la duplichiamo, la portiamo sopra, la andiamo a clippare al nostro livello di testo e gli andiamo a dare questa volta metodo di diffusione darken, ovvero scurisci. Andiamo a incrementare l'opacità perché devo vedere che cosa sto facendo, e adesso andiamo a muoverla in maniera tale da dargli l'effetto che più ci piace. Ok, qui a questo punto io la rasterizzo e potremmo anche andare a invertirla, sì, ecco, così da un effetto un pochettino più morbido. Ecco, una cosa di questo tipo potrebbe essere quello che stiamo cercando, un po' di relicatura, un po' di grunge, ma non troppo. 80%, facciamo 75%. Ok, una cosa del genere, che ovviamente non si discosta per niente da quello che è stato chiesto dal cliente. Unica cosa, il noise lo andiamo a portare sopra, e vedete che adesso il noise, a differenza di prima, vedete, prima non c'era, adesso il noise c'è anche sul testo. Se non l'avessimo fatto, il testo sarebbe sembrato staccato, sarebbe sembrato che veniva fuori dall'immagine. Invece così è esattamente quello che è stato chiesto. Andiamo a vedere come l'ho fatta la prima volta e come l'ho rifatta la seconda volta. Insomma, ci sono delle lievi differenze. Cosa dite, è meglio la prima o la seconda? Cavolo, quasi quasi è meglio la seconda, io gliela rimando. No, faccio questo video a cuor leggero perché l'hanno già pubblicata questa foto, quindi la posso diffondere. Però accidentaccio, adesso mi viene il dubbio. Ditemi in un commento quale preferite delle due e noi ci rivediamo in studio per le considerazioni finali. Bene, come avete potuto vedere, si tratta di un lavoro grosso modo semplice, non è niente di trascendentale, solite cose che abbiamo già visto in ampia misura anche sui miei tutorial, perché comunque vi ricordo che ho un'intera sezione su YouTube dedicata a Photoshop e a come si fanno determinate cose. Sentitevi liberi di farmi domande, perché magari se mi fate la domanda interessante faccio un tutorial apposta dedicato su temi che vi possono interessare. Il discorso è, in questo caso ce n'è ben poca di creatività, perché comunque qui si è trattato fondamentalmente di replicare. Ovviamente non è facile replicare, perché per replicare tu devi avere la piena padronanza di quello che stai facendo. Se ti dicono di fare una cosa in un certo modo e tu non la sai fare, ti viene fuori una roba diversa. Quindi riuscire a ottenere esattamente lo stesso risultato presuppone comunque una padronanza del mezzo, cosa di cui sono comunque contento, perché il lavoro è venuto fuori esattamente come ce lo si aspettava. Quindi da quel punto di vista sono contento. Dal punto di vista della creatività, vi dico la verità, non mi tocca così tanto il pensiero di dire oddio non sei stato creativo, non me ne frega niente, perché da un lato secondo me la creatività è molto sopravvalutata. Oggi si dice creativi, creativi, ma creativi cosa? Che stiamo facendo le stesse cose da 60 anni, sono 60 anni che facciamo le stesse cose. Ogni tanto c'è qualcuno che introduce qualcosina, qualcuno che rubacchia qualcosa qua e là, e quindi si fanno delle cose nuove, però grosso modo secondo me la differenza la fa più il soggetto che il fotografo ormai, perché le foto bene o male sono quelle, non ci sono grossi cambiamenti, non ci sono grosse rivoluzioni. La vera differenza secondo me la fa il soggetto, quindi se il soggetto è comunicativo già
hai svoltato la foto. A questo punto vi invito innanzitutto ad andarvi ad ascoltare i brani di questa band, perché secondo me meritano molto, soprattutto se vi piace lo stesso genere che ascolto io. In secondo luogo vi ricordo che se volete continuare a imparare a vedere queste piccole pillole tra fotografia, grafica e design, io vi consiglio di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella, così se vi rispondo magari a qualche commento con degli shorts o cose del genere, ve li beccate in tempo reale nel feed. Lasciate anche un like a questo video, così mi aiutate e non poco a crescere su YouTube. Grazie di aver passato un po' del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video.